Arrivano notizie positive per quanto riguarda il CUPA dal CGA, ma voi della consulta studentesca, insomma, cosa ne pensate? Diciamo che noi della consulta studentesca e noi come studenti siamo soddisfatti per il ricorso che il CGA ci ha accolto, la sospensiva del decreto regionale, quindi il governo Crocetta voleva far sì che il polo di Agrigento e comunque tutti i consorzi universitari erano della regione e quindi davano tutto all'università. Il presidente e l'avvocato Almao, il CGA ci ha accolto il ricorso, quindi diciamo che siamo soddisfatti di questo ricorso, perché il polo deve rimanere ad Agrigento, la governance deve rimanere comunque legata alla territorialità perché è molto importante. E siamo un po' rammaricati per le dimissioni del presidente del polo, l'avvocato Armao, perché stava lavorando benissimo. Diciamo che fino ad oggi ancora la politica e le istituzioni non hanno fatto nulla e non si capisce che cosa realmente, che sorte avrà il nostro polo e come finirà con questa vicenda del polo. Ho visto che è ricominciata la campagna elettorale, le solite cose della nostra politica, già Micari dal rettore, che dal rettore in un giorno ha chiuso due corsi di laurea, è venuto al polo per rilanciare il polo. Mi sembra un po' un paradosso, quindi speriamo che la politica non ci abbandoni come ci abbandona fino ad ora, e quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto e si riprende il sole il polo, perché è un fiore all'occhiello della nostra provincia e non può essere abbandonato come è stato fatto fino ad oggi. Secondo te quale può essere una soluzione possibile per rilanciare il CUPA ad Agrigento definitivamente, senza più passare alle politiche come abbiamo visto in questi ultimi anni? Allora, il CUPA deve essere soprattutto legato alla territorialità, formare una nuova governance con le radici nell'Agrigentino, con le radici ad Agrigento, e far sì che le convenzioni non siano fatte solo con un'IPA, quindi con l'Università di Palermo, ma dare spazio anche alle altre università, come l'Università di Enna e altre università che erano interessate e sono interessate a investire nel polo di Agrigento.